Buonasera e bentornati su Live Music Lombardia con le video interviste per conoscere gli inediti, le band italiane e non solo. Quest'oggi con noi i Misia. Ve li presento, con noi Misia e Teo. Ciao ragazzi e benvenuti. Ciao, grazie. Allora, prima di tutto la curiosità in questo caso è normalissima. Il nome Misia. Come nasce il nome Misia? Misia nasce da un libro di Andrea De Carlo, dove c'era questo personaggio straordinario che si chiama Misia Mistriani, e a noi ha affascinato moltissimo, per cui abbiamo deciso di adottare il nome di battesimo della protagonista per il nostro progetto musicale. Sta uscendo proprio in questi giorni il vostro nuovo singolo, Battiti. Volete raccontarmi qualcosa a questo punto su un nuovo pezzo che personalmente ho già ascoltato e lasciatemi dire che è bellissimo. Il pezzo è inserito all'interno di un album che è comunque un progetto abbastanza particolare e che si tratta appunto, cioè l'album è omonimo, si chiama Battiti ed è un concept album, quello che si usava insomma negli anni 70, noi abbiamo un po' rispolverato anche se è a modo nostro. Ecco, appunto, mi parli di concept album, di cosa si tratta nello specifico? È una storia dalla prima all'ultima traccia, tra l'altro una storia liberamente tratta da una storia vera, e intorno a questo progetto abbiamo tra l'altro, insomma, non possiamo svelare molto perché il resto del progetto, compreso l'album, usciranno verso marzo. Però vi possiamo dire che abbiamo fatto un lavoro molto particolare dietro, e in Italia è una cosa che hanno fatto veramente molto, quasi nessuno oserei dire, per cui insomma a marzo saprete un po' di più, se ci rinviterete vi spiegheremo meglio. Volentieri. A questo punto però chiedo anche a Teo, perché vogliamo sentire anche la voce di Teo. Ma i Misia sono solo appunto Misia e Teo o ci sono anche altre persone nel vostro team? Il nostro team, allora comunque Misia siamo io e lei, però comunque ci avvaliamo della facoltà di non rispondere. No, ci avvaliamo della presenza comunque mentre suoniamo dal vivo di Marco Colombo al basso, poi comunque hanno collaborato con noi e ci hanno aiutato a portare a termine tutto il Flavio Ferri, non so se Flavio Ferri del Tabù, poi non posso dimenticare Marco Zangirolami perché ha fatto un lavorone su tutto il disco, sui mixaggi, su tutto, ci ha veramente aiutato tantissimo. Poi c'è ancora dietro, ne avrei tanti da dire per tutto quello che c'è stato dietro, però non possiamo dire niente. Alcune cose non sono ancora ufficiali, però insomma in questo momento c'è una persona molto importante che ci sta seguendo, che è la persona che si occuperà poi del nostro management in futuro, che si chiama Aurelio. E poi c'è un team in realtà di persone, c'è il grafico, una squadra, sì. Magari ringraziamo il Carmadillo che ci è stata vicina in tutto questo marasma di idee. Bene, vista la particolarità e l'originalità della vostra musica, come sono i vostri live? Perché mi hanno raccontato che sono molto interessanti e particolari, appunto. Volete raccontarcelo? Ma rispondi tu. Giusto, no? No, sono bellissimi, molto infatti vi invitiamo, dovete assolutamente venire. No, dunque, anche nei live, noi nei live riarrangiamo un po' tutto quello che è la nostra musica, la riproponiamo ogni volta in una maniera completamente diversa. Abbiamo un pittore che dipinge in tempo reale, che si chiama Gianfranco Caruso, ed è una persona veramente straordinaria, nonché un artista stupendo, e poi abbiamo dei video, diciamo in background, che vanno in tempo reale mentre noi suoniamo, per cui i nostri live sono in realtà un'esperienza a 360 gradi dal punto di vista artistico. Abbiamo avuto e pensiamo in alcuni casi di avvalerci ancora della collaborazione anche di ballerini di danza contemporanea.
per cui ogni volta i live sono differenti, perché pensiamo che se uno vuole sentire la musica si compra il disco, e se deve venire a vedere il live deve avere qualche cosa in più. Ascoltando anche i vostri precedenti lavori, che personalmente conosco, ad esempio la famosissima Sospeso, si nota subito un sound internazionale. Quindi mi sorge domanda spontanea a questo punto: qual è il vostro pubblico? Sì, allora sicuramente noi veniamo da delle influenze musicali differenti, e tutto questo si rispecchia poi in quello che è la nostra musica. Non studiamo nulla a tavolino, facciamo semplicemente quello che ci viene fuori, e quello che viene fuori è un putpourri che in effetti prende il favore di un pubblico soprattutto internazionale. Devo dire che i nostri dischi, soprattutto i primissimi, sono venduti molto in Germania, ma anche in Argentina, in Sud America e anche in alcuni paesi del Sud Africa, per cui siamo, devo dire, molto fieri di questo. E le cose che ci dicono più spesso sono proprio: nonostante non capiamo l'italiano, riusciamo a capire esattamente le emotività di quello che il pezzo vuole comunicare. Per noi questo è una il cosa punto d'arrivo, da lì in poi è un regalo in più, insomma. Certo, dovrebbe essere in genere proprio quello a cui aspira un artista, quindi ovviamente è giusto che ne andiate fieri. Bene, se a questo punto i nostri ascoltatori volessero scoprire qualcosa in più di voi, dove possono trovarvi? Dove possono cercare materiale? Cosa fare? Dove ascoltarvi dal vivo? Noi siamo molto tecnologici. Intanto, infatti su internet siamo everywhere. Voi cercate Misia, abbiamo l'app, abbiamo Facebook, Twitter, abbiamo il sito, abbiamo veramente tutto. L'app poi tra l'altro è straordinaria perché è gratuita. Si scarica da upcat.com/imisi, insomma questo è l'indirizzo, e ha dei contenuti in anteprima, per cui ci sono delle fotografie piuttosto che delle anticipazioni e anche delle iniziative sui live. E i nostri live inizieranno quando uscirà l'album, e quindi quando uscirà questo progetto enorme, quindi pensiamo verso marzo. Da marzo uscirà l'album, il secondo singolo e il progettone e i live. Speriamo di cominciare verso marzo a suonare dal vivo. Ma assolutamente sì. Perché ci manca veramente tanto. No, noi invece sentiamo l'esigenza, no? Siete voi che mancate al pubblico, quindi tornate velocemente. Grazie mille. Io sono fan, va detto. Di conseguenza, ascoltate Misia. Io intanto vi ringrazio per questa bellissima intervista, è stato un piacere. Ringrazio tutti coloro che ci seguono e vi aspettiamo alla prossima, sempre con le video interviste di Live Music Lombardia. Grazie. Grazie a voi.